Sono innanzitutto soddisfatto come uomo di sport dello spettacolo che hanno offerto le squadre, della compostezza del pubblico, dell'agonismo equilibrato che c'è stato in campo, quindi penso sia stata una bella giornata per lo sport. Del risultato, penso che sia un risultato giusto, vista la partita. Il Pisa ha avuto delle ottime occasioni nel primo tempo che non ha concretizzato, nel secondo tempo, abbiamo sofferto l'iniziativa della Maceratese. Quindi penso che il risultato sia equilibrato. Naturalmente è un punto per noi importante, nella partita, ci tengo a precisarlo, più difficile nel nostro campionato, perché questa per noi era la partita più difficile, a casa di una squadra che a casa della Spalla ha vinto 4-1, quindi onore alla Maceratese. A mio avviso la Maceratese ha fatto una bella partita, aveva un compito complesso, perché Indubbiamente. se fossero i punti fossero stati in pareggio, noi non avessimo avuto il punto di vantaggio, la partita sarebbe stata diversa. Sulla penalizzazione noi siamo sempre stati molto sereni come società e anche la squadra, perché appunto, come ho detto prima, non essendoci l'illecito sportivo non ci potevano essere punti di penalizzazione. Ricorreremo rispetto ai 6 mesi di squalifica comminati al dottor Lucchesi. Per il resto, indubbiamente è stata una settimana dura, perché siamo alla fine del campionato, c'è una certa attenzione, e quindi, però oggi ho visto una squadra molto tonica fisicamente, molto ben inquadrata in campo. L'unico rammarico è che noi molto spesso non concretizziamo le occasioni che abbiamo. Mi auguro che ai playoff riusciremo a fare di meglio. Il futuro di Gattuso? Futuro di Gattuso, noi lo vogliamo sempre con noi, l'abbiamo detto, è un campione del mondo come calciatore, ma è stato un ottimo allenatore, è un ottimo allenatore. Abbiamo anche sempre detto che per Gattuso prevediamo delle vette importanti come allenatore, e quindi ci auguriamo che il Pisa vada in B e Gattuso rimanga con noi. Se così non dovesse essere, è chiaro che una personalità come quella di Rino, merita ben altro rispetto alla panchina del Kazakistan.